Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video vlog. Se avete visto il vlog della giornata di ieri, ieri sera io e mia sorella vi anticipavamo che avevamo intenzione di svegliarci all'alba per andare in primis a vedere l'alba e in secondo luogo a fare delle foto al mare, e così stiamo facendo. E c'ho una faccia distrutta perché letteralmente ho lavato i denti, la faccia, mi sono messa un costume e sono uscita di casa. Quindi perdonatemela. C'è già gente in giro, guai. Quindi vabbè, cercherò di migliorare il mio aspetto durante la giornata. Intanto speriamo di riuscire a far vedere qualche foto. Noi stiamo camminando. Che bello. Stiamo camminando. Le nuvole danno ottime prospettive di tempo. Stiamo camminando verso il porto perché è lì che andremo, cioè vogliamo andare su quella parte dell'isola in sostanza, perché da dove c'è il nostro hotel tramonta il sole, quindi cioè, esatto, dobbiamo andare dall'altro lato. Comunque ieri abbiamo visto un bellissimo tramonto tutto rosa, quindi quel tramonto rosa lasciava intendere che anche l'alba sarebbe stata molto bella, infatti lo è, adesso ve la faccio vedere. Poi ci sono tutte le nuvole che rendono ancora più figa la cosa, che è il mio, quindi siamo contente. Quanto ancora dobbiamo camminare? Amici, noi abbiamo finito il nostro shooting. In realtà che ci fosse l'alba meno ci ha fregati relativamente per le foto, perché le abbiamo fatte nel senso opposto, perché l'alba oggi, cioè sì, era bella ma non particolarmente anche, e infatti abbiamo provato a fare un time lapse ma non è venuto nei migliori dei modi, però vabbè, però abbiamo fatto quattro foto, sì, qualche 230 qualcosa, no, anche di più. Vabbè, sì, è salita tutto. Vabbè, comunque siamo contente perché dovete sapere che l'alba è quella che preferiamo tra alba e tramonto. Anche tu, no? Preferisci l'alba? Sì. Vi do le mie motivazioni. Anch'io voglio dare le mie. Allora, in primis siamo d'accordo su questo, è l'inizio di una nuova giornata, sapete quanto a noi piaccia essere produttive, eccetera, eccetera. Poi, mia sorella sostiene che, l'altra cosa che hai detto... Che bella fatina. Perché continuo a fare foto? Poi, seconda motivazione è che non tutti vedono l'alba, perché per vedere l'alba ti devi svegliare prima. Quindi è una cosa un po' più speciale. Esatto, è una cosa un po' più speciale, sì. E poi a me piace perché essendo d'estate, soprattutto molto presto, vedi la città, in questo caso l'isola, a svegliarsi, no? Allora, io ho fatto un tuffo in piscina e ho appena finito di editare, dov'è che è? Eccolo qua il mio computer, ho appena finito di editare il vlog, non della giornata di ieri, ma della giornata prima e ancora prima di quella, vabbè, comunque era un vlog da due giornate che mi è venuto davvero cortissimo perché... Sono state due giornate in cui non abbiamo fatto assolutamente niente di speciale. Comunque niente, io sono troppo contenta perché stamattina abbiamo visto l'alba, abbiamo fatto delle fotine un sacco carine. E adesso sono quasi le 9 e alle 9 arriva la ragazza che ci porta la colazione e la mangeremo sul terrazzo. Non quello in alto, se vi ricordate dal vlog di ieri, ma quello diciamo... a metà, non so bene come dirlo, almeno la ragazza porta su solo per un piano di scale, non anche per la scala chiocciola. Oggi non so in realtà ancora che cosa faremo, so che pranziamo fuori, quello sicuramente, parlavamo anche di fare un aperitivo verso le 5, poi vediamo, speriamo, se riusciamo ad andare appunto nell'altra parte dell'isola. Se avete visto il vlog di ieri avete presente di cosa appunto sto parlando, a cosa mi riferisco. È appena arrivata la colazione, io pensavo ce la portassero loro sul terrazzo e invece no, infatti ho fatto anche un po' una gaffa. E vabbè, comunque questa è... Sto delirando, lo giuro, sto delirando. Sono qui a provare a caricare questo cavolo di video e per di più
non mi si inviava la miniatura con AirDrop, perché di solito la faccio dal computer e poi me la invio, perché non so i motivi, ma dal computer non vuole farmela mettere e non mi scarica neanche la mail, cioè proprio zero. Poi ho preso il wifi portatile, perché qui il wifi non se ne parla proprio, il mio hotspot neanche, non se ne parla neanche del mio hotspot, ma diceva che ci avrebbe messo 5 minuti, ne sono passati 25 ed è ancora qua. Terza volta che provavo a pubblicarlo. No, cioè io non ce la faccio, io ve lo giuro, deliro. Anni fa mi ricordo che se avevi un problema col caricamento, metti che era arrivato al 70%, chiudevi la pagina, ricaricavi lo stesso video e ricominciava a caricare dal 70%, invece adesso non fa più questa cosa, riparte da zero, quindi non mi conviene neanche. In tutto ciò sono le 10.02, il video esce alle 10, certo. Che fortunelli, insomma. Amici, purtroppo prima si è messo a piovere, quindi ci siamo dovuti allontanare dalla piscina e siamo andati un po' in camera, erano circa le 11:30 credo. E vabbè, io mi sono beatamente addormentata, strano, mi sono beatamente addormentata e adesso siamo usciti per pranzo. Video. Ah, scusa. No, niente, tesori, state tranquilli proprio. Papà, vuoi venire a interrompere anche tu? E niente, adesso abbiamo mangiato e con il caldo di mezzogiorno facciamo due passi, poi torniamo in hotel. Probabilmente staremo lì, cioè senza probabilmente, staremo lì in piscina alle ore un po' più calde per appunto evitare di morire e poi andiamo a fare un aperitivo, come vi anticipavo. Purtroppo credo che anche oggi il nostro giro in barca salti per appunto le condizioni del mare. E niente, quindi questo è il programma della giornata. In tutto ciò io sarò arrabbiata perché non sono riuscita a pubblicare il video. Yeah! Stavo tra l'altro pensando di non pubblicare più quel video lì perché non mi convinceva al 100% e domani di pubblicare direttamente il vlog della prima giornata di Stromboli, ovvero quella di ieri. Bene amici, mi sono fatta una doccia, non so se sentite, ma se la sta facendo anche mia sorella. Io ho usato il bagno dei miei per fare prima il fuoco, ciao. Io ho sempre più occhiaie. Comunque adesso questi sono i miei che stanno spostando le sdraio sul terrazzo, va bene. Comunque adesso io e mia sorella usciamo, appena ci siamo preparate, per andare a fare delle foto. Sì, siamo un po' malate, questo è altro per il nostro profilo Instagram. Più che per le foto andiamo comunque a fare due passi, perché tra poco credo che anche i miei iniziano a prepararsi, visto che vogliamo andare a fare questo famoso aperitivo, o almeno noi siamo rimasti così, poi vediamo. Comunque io in questi giorni ho programmato un sacco i prossimi video e soprattutto, cioè più che i prossimi, perché i prossimi saranno tutti vlog, visto che siamo qua in vacanza, ma ho programmato soprattutto i video che dovrò registrare una volta tornata a casa. Sono troppo contenta perché ho in mente dei video un sacco carini, o almeno a mio avviso, comunque video che mi avete richiesto da tempo, quindi niente, ho in mente anche una cosa molto carina. Beh, a tempo debito vi racconterò tutto e a tempo debito vedrete tutto, però per adesso vi dico che sono contentissima. Per skincare fatta, adesso mi vado a lavare i denti, così nel mentre inizia ad assorbirsi un po' la crema. Ok, mi sono anche truccata. Quando mi stavo truccando ho fatto questa fantastica scoperta: la mia cipria è distrutta, cioè ho aperto la pochette ed era già distrutta. Per fortuna è una cipria di Essence che costa qualche euro, quindi non abbiamo perso troppi soldi. E vabbè, già era rotto il tappo. Bene, adesso mi manca ancora da cambiarmi e da asciugare i capelli. Oh mio Dio, era una vita che non mi truccavo così tanto. Io e la Vale, che andiamo di qua? Dove vuoi andare? Io e la Vale siamo uscite nel nostro intento di fare qualche foto. Ore 17:20.
Sto pubblicando. Ho bisogno di fare shopping. It's raining man. Ciao amici, buongiorno, chiaramente il giorno dopo, e volevo darvi giusto qualche aggiornamento prima di salutarvi, perché ieri sera, una volta tornati a casa, cioè meglio tornati in hotel dalla cena, io mi sono messa a editare. Siamo tornati che erano le 22:45, perché dopo cena siamo andati a prendere un caffè in un altro posto, e poi però siccome aveva piovuto un po' durante la sera abbiamo evitato di fare altri giri prima che iniziasse a piovere di nuovo, anche perché eravamo tutti un po' stanchi. Cosa c'è? Mi ha lasciato fuori i costumi e si sono bagnati. Che sceme. Una volta tornata a casa, quindi mi sono messa a editare un video che finalmente sono riuscita a pubblicare. E quindi oggi finalmente uscirà un nuovo video. E però non ho potuto dirvelo nel vlog perché mia sorella si era già messa a dormire, quindi non volevo disturbarla. Amami. Aia, pestato. Detto ciò, vi ringrazio per aver seguito questo video vlog. Spero vi sia piaciuto. Se è così, lasciate tanti pollici in su. E ci vediamo nei prossimi giorni con tanti nuovi vlog. Quindi vi aspetto. Detto ciò, un bacione a tutti. E ci vediamo al prossimo video.